Kamehame, ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono Mont e oggi siamo su PlayStation 5 con JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle Air, un titolo corto. Sto registrando il video letteralmente al day one in quanto è mezzanotte e 11 minuti e dopo avervi già portato un video sull'early access visto circa 2 mesi fa è ora finalmente di mettere le mani sul gioco completo. Nei primi video che vedrete nei prossimi giorni ho intenzione di portarvi la campagna single player che al momento non so ancora come sia strutturata e successivamente magari qualche partitella online e andiamo a vedere le varie modalità che compongono il gioco. Quindi che dire ragazzi, bando alle ciance, ciancio alle bande, come dissi nel precedente video, è ora di vivere bizzarre avventure. Oh, eccoci finalmente nel menu principale. Come potete vedere abbiamo più modalità. La modalità All Star Battle, che è quella che vi mostrerò oggi e su cui farò la serie nei prossimi giorni. La modalità Arcade, che magari potremmo vedere più avanti. La modalità Online, di cui fra l'altro vedo Missione Online Phantom Blood campagna in corso. Quindi poi potrei spulciare anche quella per vedere se è interessante. Allenamento personalizza, quindi probabilmente possiamo personalizzare i nostri personaggi, vedremo poi come. Negozio e galleria e vabbè le opzioni, dove non c'è niente di che, ho già guardato. Io farei partire questa serie proprio da All Star Battle. Se poi aveste richieste specifiche ovviamente vi aspetto qui sotto nei commenti. In questa modalità puoi affrontare battaglie tra personaggi di diverse serie. In modalità All Star Battle trovi vari pannelli che puoi completare vincendo le relative battaglie. Esistono 3 tipi di pannelli, normale, extra e boss. Sono sempre disponibili ad eccezione dei pannelli boss. Completa abbastanza pannelli in una pagina per sbloccare e affrontare il pannello boss centrale. Quindi normale, rivivi le battaglie della storia con i protagonisti, quindi immagino le battaglie canoniche dell'anime, e extra, gioca partite da sogno con i personaggi di tutta la serie e oltre, quindi probabilmente battaglie anche, chiamiamole inverosimili, mai accadute. I pannelli sono suddivisi in 5 livelli di difficoltà. È meglio iniziare dalle battaglie più facili, ovviamente, anche perché ci devo prendere la mano. In modalità All Star Battle, vincere battaglie e completare pannelli può darti ricompense di ogni tipo. Ci sono alcuni oggetti che puoi trovare solo così, incluse personalizzazioni che puoi impostare nell'elenco medaglie in personalizza, quindi quello che abbiamo visto prima, e contenuti che puoi vedere in modalità negozio e galleria. Quindi a mio parere, prima di mostrarvi le altre cose, sarebbe meglio finire completamente la campagna, chiamiamola così. Io direi già ragazzi che nella giornata di oggi farò uscire 2 video, quindi vedete il primo che è questo e il secondo che servirà a finire la parte 1 di Phantom Blood, così da non fare video da 40-50 minuti. Quindi partiamo immediatamente dalla primissima battaglia. Quindi seguendo il consiglio del gioco direi di iniziare da una battaglia canonica, quindi Zeppeli contro Jonathan, così vediamo il maestro contro l'allievo. Le battaglie modalità All Star Battle spesso hanno regole speciali che vivacizzano l'esperienza di combattimento, come attacchi del giocatore potenziati o la salute del nemico che si rigenera, oppure forniscono condizioni speciali o bonus all'avversario. Non tutti i pannelli ovviamente hanno regole speciali. In più le battaglie contengono obiettivi nascosti, chiamati missioni segrete. Inizialmente l'obiettivo è indicato solo con i punti interrogativi, ma puoi svelare le condizioni nascoste pagando denaro sonante. Le missioni segrete completate sono indicate da un'icona a forma di chiave. Ok, segui la mossa speciale tal dei tali, metti a segno l'attacco speciale tal dei tali. Ovviamente la parte dove andiamo a vedere un po' come funziona il tutto sarà solo questa, poi tutti i prossimi video ci saranno solo i combattimenti, non voglio annoiare nessuno. Anzi, direi che è ora di combattere. Affrontare questa battaglia? Sì, neanche per idea. Sì. Che forse ho detto un sì in più. Vabbè. Che grande. Ok. Primissima vera battaglia, a parte quella del tutorial. Ah, la mossa speciale mi sa che l'abbiamo già fatta. Molto bene. Quindi devo fare la mossa finale, penso. Ok, mi ci devo ancora un po' abituare, No, via. Bravo, fatelo cadere addosso tu. Cosa fa? Oh, cavolo, ci ha beccato tutti e due.
Beh dai, per essere la prima partita. Ok, devo riuscire a fare la mossa finale. Wow, 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 wow. Queste onde concentriche. Vai, 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 vai. Ah. Oddio. Ok, questa è la respirazione Amon. Ah, mi sto caricando in pratica. No, stai fermo. Vai che mi carico al massimo. Stai fermo. Ok, come si farà la mossa finale? Perfetto. L1. Ah, manca l'audio. Che è successo? Ok, si è emozionato un attimo il gioco. Ok, ha mescolato per un attimo la cosa che si era perso prima. Va bene, iniziamo subito con un piccolo bug. Ah ok, quindi mi mancava una mossa speciale in realtà, per prendere il massimo proprio. Vabbè, la farò poi privatamente, perché ovviamente voglio cercare di sbloccare tutto al 100%. Come prima missione siamo soddisfatti. Allora, andiamo per gradi, così intanto imparo un po' a giocare. Continuiamo con il signor Zeppeli contro Dio Brando. Questa volta voglio provare a usare l'oro per scoprire quali sono le mosse. Metti a segno una combo da 5 colpi, metti a segno il lancio... Pou. Ok, l'ho fatto, che almeno vi mostro un attimino in che cosa potrebbero consistere. Attacchi del nemico indeboliti, ok. Che stronzetto. Ok. Vai, buttagliela addosso, subito. Allora, intanto devo fare una combo da 5. Aia. No, non volevo, vabbè. Magari fa una combo così. Ok. No, però non me l'ha fatta la combo. Ancora? Oh. Ok. Perfetto, quindi era praticamente una presa. Sono andato a controllare. Vai, carica, 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 che lo voglio finire con la super. Wow, 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 wow. Cavolo, m'ha preso. Aia. Perfetto. Ok. Quindi qua abbiamo preso una S e completato tutto al 100%, direi. Ok, come potete vedere adesso praticamente ho completato tutto. Allora direi di fare questa una missione extra
e poi il resto ve lo faccio arrivare nel primo pomeriggio e vi comunicherò l'orario nella pagina della community del canale, quindi poi dateci un'occhiata. Quindi metti a segno il primo colpo, usa lo stile respirazione Emon e metti a segno l'attacco speciale Zoom Punch. Queste sono le condizioni. Questa battaglia non ha regole speciali, ecco, per farvi un esempio di regole speciali inesistenti. Ok, primo colpo messo a segno. Vediamo se riesco a fare anche le altre. Aia. Dai, dai, dai. Non so come si faccia la mossa. No, non era questa. Ok, vado a vedere. Oh! Vai! Wow, wow, wow! Ok. Ecco qua, respirazione Emon, perfetto. Ai, non vuoi fare sempre quella. Basta, Jojo. Aia. Vai. Perfetto. Per l'amor di Dio, e non parlo di Brando. Ok, stavolta una A. Perdersi a fare gli obiettivi ha questo come controindicazione. Quindi sì, ci ha sbloccato la battaglia contro il boss. Ovviamente Jonathan Joestar contro Dio, che per l'appunto vedremo nel video del pomeriggio. Ok, come ultima battaglia di questo video direi di fare Speedwagon contro il vecchio Joseph Joestar. Ok, quindi atterra l'avversario, usa un attacco HHA e vai a segno con l'abilità divertitevi con quei coltelli. Perfetto. Ok, attacchi del nemico potenziati, benissimo. Vai. Benissimo. Due già fatte. Fermo. Molto bene. Non avevo neanche bisogno di sbloccarle in realtà. Aia. Ha scivolato da solo. Aia. Aia. Non si carica lui. Mamma mia.
てますます健在というところかな。あ、ベド。Arca miseria, mo mi sono arrabbiato. Piano piano imparo, mo vedi. Così. Dai, mi ha evitato il cappello. Aia. Ma basta con sto olio. Vai. Non devo farlo respirare. Ok. È più duro questo, eh. Si vede già che le tre stelline sono un pelo più dure. Wow, wow, wow. Ah, bello. Aia. Vai. Ok. Maledetto olio. Ancora. E mo basta. Vai. Ok. Lo stand. Ok ragazzi, questa prima parte della modalità All Star Battle direi che può terminare qua. Come vi dicevo anche prima, nel pomeriggio arriverà la seconda parte, così da completare il primo atto, Phantom Blood. Intanto ragazzi, vi aspetto qui sotto nei commenti, voglio sapere la vostra sul gioco. Se il video vi fosse piaciuto, intanto vi invito a lasciare un like per farmelo sapere. Se siete appassionati di videogiochi e di anime, vi invito ovviamente a iscrivervi al mio canale e sparate un bel overdrive sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Quindi ragazzi, appuntamento più tardi con Jojo e qui sul canale per altri video. Come sempre, Kameame, ciao!